Allora, buon pomeriggio a tutti. Lunedì vi siete scontrati con i primi dati. L'obiettivo era sostanzialmente iniziare a capire come è possibile, a partire da una serie di dati, fare delle analisi essenziali, quindi andare a calcolare degli indicatori di base, e successivamente provare a definire dei grafici, delle rappresentazioni visuali. La prima difficoltà consisteva nell'andare a importare correttamente questi dati. In generale, quando voi avete dei dati a disposizione, il formato di questi dati può variare molto. Quindi, la prima operazione che in generale dovete fare è ricondurre questi dati in un qualche formato noto e con cui riuscite a lavorare. Molto spesso i dati sono in formato tabellare e lo strumento più comodo per lavorare è rappresentato da un foglio elettronico. Il foglio elettronico va bene fino al momento in cui i dati sono in una quantità limitata. Quando la dimensione dei dati inizia a crescere, normalmente il foglio elettronico non regge e quindi dovete passare a strumenti un po' più sofisticati. Cosa vi chiedeva l'esercizio? Innanzitutto di importare i dati. Abbiamo visto come importarli, direi che più o meno tutti siete riusciti a farlo. Successivamente veniva chiesto di andare a calcolare degli indici. Quindi moda, mediana, media, mid range e poi un paio di parametri di forma. Mentre per la moda, la mediana e la media esistono delle funzioni predefinite, e quelle che vedete qua sono i nomi delle funzioni della versione inglese. Se avete come nei laboratori, la versione in italiano installata, i nomi delle funzioni cambiano. Per il mid-range si tratta di andare a calcolare il punto a metà tra il minimo e il massimo. Per quanto riguarda la median absolute deviation, non c'è una funzione, quindi occorre calcolarla. Si fa riferimento alla formula, è molto semplice, quindi si parte dalla mediana e per ognuno dei valori presenti si va a calcolare la variazione assoluta dalla mediana, che è questa colonna E che io ho messo qua. Come la si calcola? Allora, per calcolare il valore assoluto si usa la funzione abs o as. As da leggere in italiano, ovviamente. Si fa la differenza tra il valore corrispondente e la mediana. La mediana è quel valore che è rappresentato nell'altro foglio, quello con gli indicatori. I valori sono tutti uguali, quindi non stiamo a scrivere la stessa formula per tutti, la scriviamo in uno e poi la copiamo. Qui c'è un piccolo dettaglio a cui prestare attenzione. Quanti di voi conoscevano il funzionamento del dollaro nelle formule di Excel? E quanti di voi lo conoscevano bene? Allora, molto spesso copiare le formule è un'operazione molto comune. Il problema è che quando le copiamo i riferimenti vengono aggiornati. Perché? Perché
Excel interpreta i riferimenti come relativi alla cella in cui si trova la formula. Per cui, nel caso specifico, C2 vuol dire non esattamente C2, ma vuol dire stessa riga, due colonne più a sinistra, visto che ci troviamo nella colonna E2. Se copiamo quella formula nella riga, nella cella sottostante, quello che otteniamo è C3. Perché? Perché lui ha mantenuto il riferimento relativo. Un riferimento che non deve essere relativo è invece quello alla mediana. Perché se copiando la cella si spostasse anche in sotto, in giù di una cella, il valore della mediana, questa seconda formula, invece di fare riferimento alla mediana, farebbe riferimento alla media. La successiva al midrange, la successiva a nulla, quella ancora dopo a skewness, quella dopo a kurtosis, poi nulla, eccetera. Per cui usiamo il nostro dollaro. Il modificatore dollaro, lo dico una volta per tutti così è chiaro e ce lo ricordiamo, si può utilizzare prima dell'indice di colonna o dell'indice di riga. L'indice di riga è un numero, l'indice di colonna è una lettera. O anche più di una lettera se superiamo la Z. Quando io metto il dollaro, vuol dire che quel riferimento, in particolare la riga o la colonna, devono essere considerati in maniera assoluta. Quindi se scrivo dollaro B vuol dire che io voglio fare riferimento proprio alla colonna B. Se scrivo dollaro 3 vuol dire che voglio fare riferimento proprio alla riga 3. Quindi copiando quella formula, quei riferimenti che diventano assoluti non vengono modificati. Io qui ho messo dollaro B, dollaro 3. In realtà sarebbe stato sufficiente mettere B, dollaro 3. Ovvero bloccare semplicemente l'indice di riga in modo che copiando la stessa formula delle righe sottostanti quel 3 restasse lo stesso. Non era necessario rendere assoluta anche la colonna perché in realtà questa formula l'ho copiata nelle righe sottostanti, l'ho copiata anche a destra. Se avessi dovuto copiare anche a destra, allora sarebbe stato opportuno bloccare anche l'indice di colonna. Cosa veniva chiesto oltre a questo nell'esercizio? Scusate. Innanzitutto si trattava di riuscire a leggere i dati, capire qual era il delimitatore, calcolare gli indici e poi c'era questa domanda: quali sono gli indici più indicati a descrivere la distribuzione? Beh, innanzitutto dobbiamo capire come sono fatti questi dati. Sicuramente l'avete visti, l'avete scorsi, avete visto che ci sono tantissimi valori a 1, sono tutti i giocatori che hanno segnato un gol, un certo numero a 2, un po' meno a 3 e poi tutti i valori che salgono e sono via via più sparsi. Quindi l'obiettivo è di andare a scegliere un indicatore che possa andare a, o una serie di indicatori che possano andare a descrivere bene questa forma. Se io scelgo la media, che è 3,74, rispetto a questa distribuzione,
non mi dice molto. Lo possiamo guardare. Abbiamo tantissimi giocatori. Che hanno fatto un gol, un po' meno due, il valore 3 sostanzialmente non mi dice nulla di questa distribuzione. Okay? Perché ovviamente è influenzato dalla massa di giocatori a 1 e poi da questi valori alti, intorno a 20. In generale, quando ho delle distribuzioni molto asimmetriche come questo, skewed, la media è un valore poco rappresentativo. Potrebbe essere utile la moda, che mi dice che il numero di gol più diffuso è 1. Potrebbe essere utile la mediana, che era pari a 2, e mi dice che il 50% dei giocatori, almeno il 50% dei giocatori nella classifica, hanno segnato 2 gol o meno. Oltre a questi indicatori, possono essere utili gli indicatori che mi diano anche la misura di dispersione, quanto sono sparsi questi valori. Posso utilizzare la deviazione standard, ma di nuovo è poco utile. Un qualcosa che potrebbe essere utile è ad esempio il range, che mi dice la distanza da chi ha fatto meno gol, che quindi sarà ovviamente 1, e chi ne ha fatti di più a 22. In generale non c'è una risposta giusta a quella domanda, dipende quali aspetti vogliamo andare a enfatizzare. Sicuramente alcuni indicatori sono decisamente poco utili. La media in generale. Poi quello che dovrete fare è andare a calcolare le frequenze usando una tabella pivot e usando la funzione conta se. L'obiettivo qui era semplicemente farvi familiarizzare con il funzionamento delle tabelle pivot e capire come funzionano. Sono molto utili per andare ad aggregare i risultati. Avete anche visto che utilizzando le formule, il numero che viene messo qui dipende da che valore andate a scegliere. Quindi se qui andate a mettere il numero di gol, normalmente la formula che vi viene proposta è il totale. In realtà non è quello che vi interessa, a voi interessa andare a contare quante persone hanno fatto quel numero di gol. Il conta se sostanzialmente fa la stessa cosa. Quindi ho i gol da 1 a 22 e ho il conteggio. Allora, il punto 4 era sostanzialmente analogo al precedente, ma semplicemente si trattava di andare a dividere non per giocatori, ma per squadre. Quindi andare a vedere il numero di giocatori che hanno segnato almeno un gol per la squadra. Quindi quanti giocatori sono nella classifica marcatori di quella squadra. Un dettaglio importante era questo, hanno segnato almeno un gol.
se ricordate, nei dati letti dal file, che sono gli stessi dati che potete trovare sul sito di Repubblica, c'è un giocatore con 0 gol. Che ovviamente non ha senso. Che differenza c'è tra quel giocatore e tutti gli altri giocatori della Serie A che comunque hanno segnato 0 gol? Nessuna. Quindi o mettiamo tutti i giocatori della Serie A con il valore 0 a fianco, oppure mettiamo soltanto quelli che hanno segnato almeno un gol, che è quello che si fa di solito. Quindi, se ricordate, nella nostra valutazione dei grafici, uno dei fattori fondamentali da andare a considerare era la validità dei dati, la correttezza. In questo caso i dati avevano un problema. C'era un valore che non c'entrava nulla. Il giocatore con 0 gol. Questo fatto, cioè la presenza di dati errati, non corretti, mancanti, purtroppo è abbastanza comune. Quella classifica non l'abbiamo presa dal giornalino della parrocchia, l'abbiamo presa da Repubblica, che ragionevolmente dovrebbe prestare attenzione ai dati che pubblica. Invece quell'errore lì c'è da almeno 2-3 settimane. Quindi, indipendentemente dalla fonte, i dati che andrete a visualizzare sono sempre da controllare. Quando importate i dati, controllateli se sono corretti, se sono sensati, se i valori sono ragionevoli in un range che vi aspettate, e andate a vedere i dati agli estremi. Quindi, prima di tutto, prima di andare a visualizzare, o magari iniziate a visualizzare per poter identificare dove sono eventuali problemi. Passo successivo era quello di andare a visualizzare sostanzialmente le frequenze utilizzando un diagramma con dei punti dove il valore è codificato con una posizione lungo una scala, con delle barre in cui il valore è codificato come la lunghezza della barra e con delle bolle in cui il valore è rappresentato come area delle bolle. Allora, questo è il numero di gol per i vari giocatori. Questa è la frequenza usando un diagramma con i punti, quindi numero di giocatori per i vari i possibili valori del numero di gol, e qua i marcatori per squadra. Questo tipo di diagramma si chiama dot plot, okay? In cui voi andate a rappresentare per diverse categorie un valore e lo rappresentate con dei puntini che sono leggibili lungo una scala. Se guardate questo diagramma, ha un problema il fatto che le squadre sono messe in verticale. In generale, quando avete le etichette lunghe, conviene scriverle in orizzontale. Il problema è che con Excel è impossibile fare questo tipo di grafico mettendo le categorie sull'asse delle Y e i valori sull'asse delle X.
quello che potete fare è fare questo grafico, copiarlo e poi ruotarlo di 90 gradi. Però sono limiti di questo strumento. E poi abbiamo i diagrammi a bolle. Con ovvero il numero di gol e la dimensione che corrisponde a il numero di giocatori che hanno segnato quei gol. Allora, qui abbiamo diversi problemi. Uno, come abbiamo detto la volta scorsa, in termini percettivi è molto difficile andare a confrontare le dimensioni delle forme geometriche. Secondo, è difficile, soprattutto se abbiamo valori che sono molto diversi tra di loro, evitare la sovrapposizione tra le bolle. La sovrapposizione ovviamente ci complica qualunque operazione, sia di discriminazione tra un valore e l'altro, sia di confronto, perché se abbiamo due bolle sovrapposte è più difficile confrontarle. Terzo problema, che però è dovuto allo strumento qui specifico, Excel, è che la scala che c'è sulla sinistra non è una scala in numero di gol. Quindi non ho un modo semplice di andare a leggere il numero effettivo di gol su nessun asse. Perché? Perché in Excel i bubble plot codificano sostanzialmente tre informazioni per ogni punto, una posizione X, una posizione Y e la dimensione della bolla. Alla dimensione della bolla non corrisponde alcuna scala, alcun asse. In questo caso la posizione Y è stata messa uguale per tutti, perché a noi in realtà interessava andare a rappresentare due dimensioni, il numero di gol e il numero di giocatori che ha fatto quel gol. Quindi, messo così, è un po' difficile da leggere. Sì, certo, potremmo aggiungere delle etichette vicino a ogni bolla con il numero. A quel punto, però, tanto vale utilizzare una tabella. Se per leggere il valore dobbiamo leggere per forza l'etichetta, perché la dimensione non ci dà nessuna idea, cessa in parte lo scopo di utilizzare una rappresentazione grafica. Parto da questi grafici per introdurre l'argomento di oggi, che è la costruzione dei grafici. Il foglio Excel che abbiamo appena visto con le soluzioni lo metterò a disposizione sulla pagina del corso, quindi poi potete andarlo a vedere nel dettaglio. Se avete domande specifiche, ovviamente ne possiamo parlare. Allora, diciamo che noi abbiamo definito qual è il nostro obiettivo, qual è la domanda a cui vorremmo rispondere con un grafico, oppure l'informazione che vorremmo trasferire attraverso un grafico. Abbiamo recuperato i dati, abbiamo un'idea più o meno corretta che questi dati non contengano errori, e quindi si tratta di passare a fare
una visualizzazione. Abbiamo visto la volta scorsa che i principi per visualizzare sono sostanzialmente basati sull'andare a scegliere un oggetto visivo, un punto, una forma, una riga o altro, scegliere un suo attributo, la dimensione, la lunghezza, il colore, e definire una funzione che fa corrispondere al valore della misura una caratteristica di quell'attributo. L'idea quindi è di capire come faccio a rappresentare i miei dati utilizzando diverse caratteristiche, agevolando le operazioni fondamentali che io voglio poter fare su un grafico, che sono quelle di confronto e di individuazione di relazioni. Molto spesso si parla di grammatica di grafici, che è sostanzialmente una teoria che mi dice che per andare a costruire un grafico io devo andare chiaramente a separare i dati dagli aspetti estetici e avere una sequenza di passi che mi porti dal dato alla definizione di caratteristiche estetiche. Una grammatica normalmente si basa su un insieme di elementi base, le parole. Quindi in una grammatica di grafici di solito ho degli elementi standard che posso utilizzare e combinare in vari modi. Ovviamente il singolo elemento, come la singola parola da sola, non significa molto. Il singolo elemento deve essere combinato con altri elementi in modo da permettere una rappresentazione corretta e di trasferire un messaggio che abbia un senso. Quando io costruisco un grafico, normalmente ho una serie di passaggi. Ho una fase di specifica, in cui sostanzialmente vado a capire quali dati mi interessano, come li posso trasformare e come li posso mappare su caratteristiche fisiche. Il secondo passaggio è l'unione assieme dei vari elementi. Se io ho deciso che voglio andare a far corrispondere una certa misura calcolata in valore assoluto piuttosto che in percentuale a una lunghezza, devo poi andare a decidere come mettere assieme diverse lunghezze e diversi dati. Li voglio mettere uno di seguito all'altro, uno di fianco all'altro, li voglio mettere in orizzontale, li voglio mettere in verticale, voglio utilizzare una scala lineare, voglio utilizzare una scala logaritmica. E il passaggio successivo è prendere tutte queste informazioni e sostanzialmente produrre la visualizzazione. Ora noi non entreremo nel dettaglio di quelle grammatiche di grafi che sono state definite nella letteratura, ma giusto per darvi un'idea, quando io vado a specificare i dati, vado a dire quali dati voglio utilizzare. Quindi ho la mia tabella e voglio andare a raggruppare i gol per squadra. Eventualmente posso andare ad effettuare delle trasformazioni. Invece di andare a rappresentare il valore assoluto, li posso rappresentare come percentuale o come percentuale del totale. Posso fare un'operazione di scala, quindi ad esempio trasformare in una scala logaritmica. Posso decidere un sistema di coordinate, normalmente è un sistema rettangolare cartesiano, ma potrei anche utilizzare un sistema di coordinate polari. E
Fatto questo, posso andare a individuare quali oggetti voglio utilizzare per rappresentare i miei dati e quali loro caratteristiche visuali o estetiche voglio far corrispondere ai miei dati. Quindi, scelgo dei punti e la loro caratteristica che corrisponde alla misura è la posizione. E infine posso aggiungere eventualmente quelle che si chiamano delle guide, ad esempio gli assi, le leggende, che sostanzialmente mi permettono di andare a interpretare in maniera corretta questa corrispondenza tra valore numerico e caratteristica visuale. Quali componenti io devo andare a definire nel costruire un grafico? Allora, innanzitutto devo capire come far a che cosa far corrispondere i miei dati, le mie misure. Per questo devo scegliere gli oggetti e i loro attributi visuali. Devo scegliere il layout, come li dispongo. E devo scegliere che elementi di supporto voglio andare ad aggiungere. Normalmente ho gli assi, devo decidere come fare questi assi. Posso mettere delle leggende e posso mettere delle etichette, ad esempio la descrizione di un asse. Che misura corrisponde a quell'asse? Il primo passo, ovvero far corrispondere una misura a delle caratteristiche estetiche, di solito viene chiamata come codifica visuale o visual encoding. Normalmente quando devo fare una codifica visuale, la distinzione fondamentale è tra le misure tipo quantitativo, quindi le metriche su una scala interval ratio assoluta, e le misure di tipo categorico, quindi le misure su una scala nominale oppure ordinale. In realtà, in generale, mentre non ho una grossa differenza in termini di visualizzazione di misure assolute, ratio, interval, di solito c'è una certa differenza tra le possibili corrispondenze o codifiche visuali di misure nominali rispetto a quelle ordinali. Esattamente come l'idea di scala corrisponde a una serie di trasformazioni più o meno restrittive, in maniera analoga, più la scala è restrittiva, quindi in questo caso abbiamo tre livelli, quantitativa, ordinale e nominale, più sono libero di cambiare il tipo di codifica visuale. Quindi per le misure quantitative io ho un numero limitato di scelte, per quelle ordinali ne ho un po' di più, per quelle nominali la scelta si amplia ulteriormente. Perché? Perché sostanzialmente per le misure tipo quantitativo io ho delle relazioni che ho nel sistema empirico e che quindi ho anche nel sistema formale di misura che vorrei cercare di preservare anche nella rappresentazione grafica. Quindi sostanzialmente se vado a parlare di altezza delle persone, di età, ha senso dire che una persona ha il doppio degli anni di un'altra persona. Questo tipo di relazione che esiste nel mondo fisico e che esiste nella misura che io faccio, vorrei fosse preservato anche nella visualizzazione.
più è complicato il tipo di relazione, più devo andare a scegliere accuratamente il tipo di codifica visuale. Quando parliamo di codifica di caratteristiche quantitative, le mie scelte sono queste. Sostanzialmente ho quattro tipi di oggetti. Posso avere dei punti, delle linee, delle barre, che in realtà sono una variante delle linee, e delle forme geometriche. Quali sono le caratteristiche di questi oggetti che io posso far corrispondere alla mia misura? Per quanto riguarda i punti, la posizione rispetto a un asse. Per quanto riguarda le linee, ho la lunghezza, ho la posizione rispetto a un asse e ho anche la pendenza. Se ricordate, non tutte queste caratteristiche hanno la stessa correttezza di percezione, alcune sono più alterate di altre. Infine, per le forme, di solito abbiamo la dimensione, che corrisponde di solito all'area della forma geometrica. Di solito abbiamo poligoni, ok? Dove i cerchi sono la versione degenere di un poligono, se volete. Cosa vuol dire fare queste scelte? Allora, se io ho i punti, ho una sequenza di dati, li rappresento su un piano cartesiano, quindi in realtà una volta che ho scelto il punto ho anche scelto in parte il tipo di layout che posso avere, per cui un punto sostanzialmente codifica due misure che corrispondono alla posizione lungo i due assi del nostro piano cartesiano. Se ricordate, quando abbiamo parlato di misure statistiche, vi ho fatto vedere quello che si chiamava uno strip chart. Ecco, nel caso dello strip chart c'è un unico asse e quindi il punto codifica un'unica misura. Ma normalmente un punto è su un piano cartesiano e quindi codifica due misure. Quando utilizziamo dei punti è necessario garantire la possibilità di distinguere i punti e identificarli. Per identificare i punti, questi devono essere grandi abbastanza. Pensate sempre a dove deve andare a finire il vostro grafico. Per distinguere un punto dall'altro, questi devono essere abbastanza distanti e abbastanza diversi l'uno dall'altro, soprattutto se appartengono a categorie diverse. Attenzione al fenomeno che si chiama di overplotting, che è il fenomeno che si verifica quando abbiamo tanti punti che sono sostanzialmente sovrapposti l'uno con l'altro. Quali sono le cause che portano all'overplotting? Allora, sostanzialmente, se ho tantissimi dati, sono tantissimi punti, è molto probabile che più punti cadano uno vicino all'altro e quindi si sovrappongano. La seconda possibile causa dell'overplotting è il fatto che, ad esempio, pur non avendo tantissimi dati, alcune misure non sono continue ma sono discrete, ad esempio sono interi. Per cui i punti si accumulano su certe misure. Questo è un esempio. Vedete che più che una serie di punti sembrano delle strisce. E cosa posso fare? Allora, una possibilità è ridurre la dimensione dei punti. Quello mi permette di giocare un po' e di evitare la sovrapposizione del punto, che non posso ridurre le dimensioni troppo, altrimenti non riesco più a identificarle.
Quindi devo trovare un bilanciamento giusto. Un'altra possibilità è di andare a disegnare i punti non come delle forme piene, ma con delle forme semplicemente contornate. Così. Questo risolve in parte il problema se non c'è tanto overplotting, ma in questo caso non lo risolve più di tanto. È più chiaro di quello precedente, ma non è ancora ideale. Un'altra possibilità è di giocare sempre sulle figure piene, sulla trasparenza. Per cui vedete che andando a definire un riempimento, un colore non completamente opaco, ma parzialmente trasparente, riesco a distinguere i punti e soprattutto dove ho i colori più intensi capisco che ci sono più punti sovrapposti. Se devo andare a stampare su un foglio in bianco e nero, questa soluzione non funziona tanto bene, perché se immaginiamo una stampante laser, i livelli di grigio che riesce a rendere in maniera corretta non sono tanti e quindi si percepisce fino a un certo punto. Se però devo andare a visualizzare su uno schermo, allora l'idea della trasparenza funziona molto bene. Un'altra tecnica che posso utilizzare per evitare l'overplotting è metterci un po' di rumore, che si chiama jitter. Allora, in questo set di dati abbiamo una misura che può valere 1, 2, 3, 4 o 5 e l'altra misura che sostanzialmente varia da meno 10 a 20, 30. Se io aggiungo alla mia misura, che è un intero, un po' di rumore casuale, a quel punto ottengo una visualizzazione in cui i singoli dati, i singoli punti, non sono più sovrapposti. Allora, se sono particolarmente sfortunato, visto che il rumore è casuale, i punti si sovrappongono comunque. Però, in generale, usando un generatore di numeri casuali, questo è altamente improbabile. In ogni caso, basta rigenerare il grafico un'altra volta con diversa insieme di numeri casuali e prima o poi trovo una rappresentazione che sia accettabile. Allora, il jittering va bene in un caso come questo, in cui so chiaramente che ho 4 o 5 possibili valori e quindi non mi confondo molto. Se invece ho le posizioni che possono comunque essere entrambe continue, quindi non discrete, aggiungere un jittering troppo elevato rischia di andare a effettivamente sporcare il dato molto e quindi darmi un'impressione sostanzialmente errata. Per cui in generale io posso utilizzare la dimensione del punto, il contorno, la trasparenza o il jittering per evitare quello che si chiama overplotting. Molto spesso assieme ai punti vado ad utilizzare delle linee. Quando ho le linee, allora, mentre i punti mi rappresentano sempre le mie posizioni lungo gli assi, le linee o i segmenti di solito codificano una variazione. Quindi, quanto cambia un punto rispetto a quello successivo? Attenzione che questa variazione è rappresentata come una pendenza e la pendenza, come pure la percezione degli angoli, non è il massimo in termini di accuratezza.
Quindi sicuramente siamo in grado di confrontare una variazione come variabile ordinale, ma è difficile andare a dire che la differenza tra un punto e l'altro sia il doppio di un'altra differenza. Proprio perché andare a dire che un angolo è il doppio di un altro è percettivamente complesso. In generale, se non mi interessano i singoli valori, io posso anche semplicemente andare a rappresentare soltanto le linee. E dipende da dove voglio mettere l'attenzione. Questo mi permette di visualizzare l'andamento generale, la versione coi punti mi permette di focalizzarmi sui singoli valori. Terzo uso delle linee, quando vogliamo andare a definire una regressione, la linea sostanzialmente mi codifica in termini di dipendenza il coefficiente della regressione. Quindi in generale quando ho l'uso delle linee ho la facilità di vedere l'andamento generale, quindi molto spesso utilizzo le linee in una sequenza di tempo, quindi ho più misure raccolte in maniera regolare nel tempo, la variazione è codificata come pendenza, attenzione che la pendenza è difficile da percepire in maniera accurata. Per cui se vi interessa l'andamento generale, vanno bene le linee. Se quello che vi interessa sono le variazioni da un mese all'altro, in questo caso, allora non andate a plottare l'andamento generale, ma andate a visualizzare direttamente le variazioni. Dedurre la variazione dalla pendenza è un modo sbagliato di visualizzare la variazione. Se volete visualizzare la variazione, visualizzatela nella maniera migliore, con delle barre, con dei dot plot, con quello che volete, ma visualizzate direttamente la variazione e non l'andamento generale e obbligate chi guarda il grafico a dedurre la variazione in base alle pendenze. Quindi in generale la pendenza va bene per avere un'idea generale, ma non come misura principale o come strumento principale di codifica di un dato. Altra caratteristica delle linee è che molto spesso io riesco a valutare bene la lunghezza. Per valutare bene la lunghezza di solito le linee le disegno molto spesse e alla fine mi escono fuori quelle che sono le barre. Okay? A volte si usano dei diagrammi in cui c'è veramente una linea molto sottile e il valore è codificato sulla lunghezza, ma non sono così di uso frequente. Invece i diagrammi a barre sono uno dei diagrammi più comuni e più utili. Ricordatevi sempre che la dimensione da valutare è la lunghezza della barra, che è quella che codifica il valore. Le barre possono essere orizzontali, ma possono anche essere verticali, ovviamente. Quando usare uno, quando usare l'altro? Beh, un motivo per utilizzare un diagramma a barre orizzontali è che generalmente avete molto spazio per andare a scrivere etichette.
Sembra un dettaglio, ma agevola tantissimo la lettura del grafico. Per alcune visualizzazioni magari è più consueto vedere le barre verticali e questo va bene se avete delle etichette corte o dove le etichette magari sono dei numeri, quindi brevi. In generale, attenzione che la larghezza della barra di solito non vuol dire nulla. Ci sono alcune visualizzazioni in cui larghezza della barra permette di codificare qualche dato, però sono molto strane, nel senso che non sono comuni e quindi sono di difficile visualizzazione. Infine, attenzione al fatto che l'altezza della barra debba corrispondere alla misura che noi vogliamo rappresentare. Quindi attenzione a quello che è il life factor. Per cui non è così infrequente trovare dei diagrammi a barre come questi. Questo è un diagramma a barre che riporta per le varie regioni italiane, non ricordo se le spese mediche o qualcosa del genere, le spese della regione. Allora, un aspetto positivo di questo diagramma è che c'è una riga di riferimento, la media italiana. In generale un valore ha senso se lo posso confrontare con gli altri. Qui posso confrontare una barra con l'altra, sì, ma se ho anche la media, questo mi dà un punto di riferimento in più. Il problema è che qui non c'è l'asse. E se ci fosse, ci accorgeremmo che questo diagramma ha un lie factor di 2,26. Ovvero esagera le proporzioni, i rapporti tra una barra e l'altra. Perché? Perché le barre sono state tagliate. Cioè l'asse Y che non c'è, in realtà non parte da zero. Se io facessi partire l'asse Y da zero, otterrei questo. C'è una bella differenza. Guardare questo grafico e guardare questo. Allora, qualcuno vi dice, sì, vabbè, però con questo grafico ci sono delle differenze piccole, non riesco a vederle bene. Per cui taglio il grafico in modo che le differenze si vedano meglio. È una stupidaggine. Qui stiamo raccontando delle menzogne. La rappresentazione accurata è questa. Se voi volete andare a rappresentare questi numeri enfatizzando le differenze, non utilizzate le barre. Utilizzate ad esempio il dot plot. Una caratteristica dei diagrammi a barre è quanto sono distanti le barre rispetto a quanto sono spesse. In generale un rapporto ragionevole è che lo spazio sia grosso modo simile allo spessore delle barre, più o meno un 50%. Quindi
lo spazio può essere da un 50% lo spessore della barra fino a una volta e mezza. Questi sono valori ragionevoli che vi permettono di leggere bene, di confrontare le barre, di non confonderle. Poi il valore esatto dipende anche da altri fattori. Qui se volete impacchettare più barre in poco spazio, riducete lo spazio tra una e l'altra. Se ne avete poche potete tranquillamente allargarlo, ma non più di tanto, altrimenti il confronto risulta poi difficile. In generale evitate di avere delle barre sovrapposte. A volte i diagrammi a barre possono avere le barre sovrapposte una sopra l'altra. Il problema è che quando ho questo tipo di visualizzazione ho molta difficoltà a confrontare i valori. Innanzitutto a capire quanto è alto una barra intermedia. Non riesco a confrontarla bene con l'asse perché la barra non parte da zero e quindi devo fare sostanzialmente una differenza. E soprattutto ho difficoltà a confrontare una barra con quella di fianco perché non sono allineate. Vi ricordate che se ho due barre allineate riesco a confrontarle bene, se non sono allineate ho difficoltà e quella difficoltà è tanto più grande quanto minore in percentuale la differenza tra una barra e l'altra. La minima differenza percettibile normalmente è una percentuale e se è troppo bassa, sostanzialmente non avendo le barre allineate faccio fatica a distinguerle. Abbiamo parlato di punti, abbiamo parlato di linee, barre che sono in realtà una variante delle linee. Altro modo di andare a codificare dei valori numerici è l'area. Il punto è, come dicevamo prima, vedendo l'esercizio, è veramente difficile andare a capire qual è il rapporto tra una e l'altra. Se vi dico che questi puntini qua a destra valgono 1, la bolla più grande, quant'è? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 200, veramente difficile. Quello che faccio di solito è andare a mettere dei numerini, a quel punto riesco a vedere, a leggere bene i valori. Il punto è che se devo ridurmi a leggere i valori per capire quali sono le dimensioni relative, il grafico non sta facendo il suo lavoro, oltre al problema della sovrapposizione tra le bolle e al fatto che qui la seconda scala di solito è difficile da mettere. Perché? Perché la scala è lineare. Io qua sto codificando con un'area. L'area cresce con il quadrato del raggio o del lato o quello che volete. Quindi non potrei neanche mettere un asse, se non graduandolo in maniera quadratica. Ovviamente le bolle sono un qualcosa che va sempre di moda, le cose tonde piacciono sempre, si usano anche però aree non basate su bolle o su cerchi. Ad esempio è possibile andare a rappresentare, soprattutto quando devo andare a descrivere le proporzioni rispetto a un totale, utilizzare delle aree su una base quadrata.
Per cui questo rappresenta le varie percentuali di fonti energetiche mondiali, mi pare, per cui il 78% dell'energia prodotta arriva da fonti fossili, il 19% da fonti rinnovabili e il 2,5% da fonti nucleari. Se io non avessi scritto quei numeri, di nuovo, le percentuali erano molto difficili da individuare. Un altro tipo di diagramma che si basa sulle aree è quello che si chiama Waffle. In cui sostanzialmente metto tanti quadratini, ma potrebbero essere dei cerchi o dei pupazzetti a forma di minion, o quello che volete, sostanzialmente è il numero di quadratini che è proporzionale alla misura. Il numero di quadratini ovviamente è un'area. Qui andare a capire che il verde è 80, il medio è 50, il micro è 30 e lo small è 10 è veramente un'impresa. Potete andare a contare i quadratini o qualunque altro simbolo vogliate mettere, però cioè, a quel punto la visualizzazione non funziona. L'unica cosa che ottenete è un'impressione generale di cos'è più grande e cos'è più piccolo. Quindi ordinale, la misura che voi ottenete è sostanzialmente ordinale, mentre la misura che voi rappresentate ragionevolmente è una misura di tipo ratio. Quindi avete degradato pesantemente l'informazione. Sempre per parlare di aree, le torte. In realtà nelle torte, oltre all'area, c'è anche l'angolo. Mentre in un waffle o in un trimap io ho l'area e basta, nel diagramma a torta abbiamo anche l'angolo che ci aiuta a valutare le dimensioni. Quindi abbiamo una doppia codifica. Allora, innanzitutto i pie chart servono per andare a rappresentare una relazione di proporzione. Le parti rispetto a un tutto. Okay? Quindi devo avere un tutto e devo avere delle parti. E non deve avere delle parti mancanti, come l'esercizio che l'esempio che avevamo visto la volta scorsa di valutazione. Ogni tanto capita di avere dei pie chart in cui le percentuali dei vari, delle varie fette non sommano al 100%. Il problema dei pie chart è, come al solito, che io ho difficoltà a valutare le proporzioni in maniera corretta. Mentre una fetta grande riesco a capire quanto misura, quindi metà corrisponde al 50%, ho il concetto di quarto, quindi riesco a leggere una certa misura, i rapporti tra una e l'altra iniziano a essere un po' più complicati. Soprattutto se la batteria muore all'improvviso. Quindi il problema è tanto più vero quanto più i valori sono simili l'uno all'altro. Ad esempio, in questo caso.
in che ordine mettereste arancione, blu scuro, blu chiaro, bianco e giallo nei vari pie chart? Mission Impossible, veramente non è possibile capire qual è il più grande. Se però io rappresento questi valori come un diagramma a barre, allora cambia tutto. È molto più facile capire qual è il più grande. Quindi, in generale, i pie chart sono una pessima idea. Anche se, nel 90% dei casi, dove andrete a lavorare, avrete un capo che adora i diagrammi a torta. Soprattutto se sono tridimensionali, rilucenti e con uno sfondo di gattini. Allora, voi potete suggerire che quella non è l'idea migliore, però a un certo punto, se il capo insiste, insiste. Per cui, se proprio dovete utilizzare un pie chart, evitate le leggende a lato, ma mettete le etichette vicino alle fette, in modo che sia facile capire ogni fetta a che cosa corrisponde. Altrimenti, se avete una leggenda col codice diciamo di colore da una parte e il pie chart dall'altra, il povero lettore del diagramma farà avanti e indietro da uno all'altro per andare a decodificare i colori. Includete i valori, le percentuali, perché altrimenti è molto difficile andare a confrontare una con l'altra. E utilizzatelo se avete poche categorie. 4. 5 se il capo è molto ostinato, ma di più è veramente un suicidio. Questo anche per evitare l'effetto arcobaleno che ottenete se dovete andare a colorare con colore diverso ogni fetta della torta. In generale, se avete due o tre categorie dove le proporzioni sono molto diverse, un pie chart è anche molto immediato da leggere. Quindi se avete due categorie, sì o no, un pie chart è tutto sommato facile da leggere. Perché 25, 50, 75% sono dei valori che identificate immediatamente. Quelli intermedi li riuscite a desumere, ma senza troppe difficoltà. Più aumentano le categorie da rappresentare, più è difficile andare a identificare i valori. Soprattutto cercate di iniziare le fette da una posizione fissa, quindi dalle ore 12 andando avanti, perché se iniziate dalle ore 16, quindi una posizione stramba, è difficile capire quanto è grande la fetta. Altra variante dei pie chart sono i donut chart, in cui avete il pie chart col buco in mezzo. Anche questi vanno molto di moda e hanno sostanzialmente gli stessi problemi dei pie chart. Esiste poi la versione molto perversa dei donut, in cui la striscia è molto sottile, per cui sostanzialmente quello che codificate è la lunghezza dell'arco. Ecco, se dovete andare a confrontare le lunghezze di due archi paralleli l'uno all'altro, allora buona fortuna, perché è veramente molto difficile e veramente poco accurato. Quindi queste sono
diciamo gli oggetti e le caratteristiche degli oggetti più comunemente utilizzate per andare a codificare delle misure quantitative. Per quanto riguarda le misure categoriche, posso utilizzare anche altri tipi di caratteristiche visuali. Posso utilizzare sempre la posizione, quindi elementi li metto uno di fianco all'altro, magari con un'etichetta. Posso utilizzare la dimensione, ma posso anche utilizzare il colore. Mentre il colore non ha una corrispondenza numerica univoca, il colore mi permette di andare a distinguere un elemento dall'altro. Alcune caratteristiche del colore, come ad esempio l'intensità luminosa, inoltre mi permettono di andare a rappresentare una misura che sia ordinale. Quindi riesco a capire se un colore è più o meno luminoso, in maniera abbastanza facile. Questo non è vero ad esempio per la tinta. Quindi la tinta specifica è difficile da far corrispondere a una variabile ordinale. Ho poi una forma, un pattern di riempimento e lo stile di una linea. I primi, quindi la posizione, la dimensione e l'intensità luminosa, possono essere utilizzati in maniera proficua per andare a codificare delle variabili di tipo ordinale. Tutte possono essere utilizzate per andare a codificare variabili di tipo categorico. Quindi ordinale oppure nominale. Quando parlo di posizione intendo andare a codificare le varie categorie una di fianco all'altra. Quindi la categoria corrisponde a una certa posizione. È ovvio che io non riesco a interpretarla se poi non metto anche un'etichetta, okay? Che è una sorta di leggenda. Ma per quanto riguarda le categorie, scusate, le variabili categoriche, in generale devo sempre andare a mettere delle etichette, altrimenti non riesco a interpretarle. Perché potrei codificarle con dei colori, large, medium, small e micro, con rosso, arancione, verde, azzurro. Però se non so che l'azzurro corrisponde a micro, non riesco a farlo. Quindi in generale è sempre necessario mettere una leggenda con delle etichette. A volte posso utilizzare la posizione assieme a un'altra caratteristica, ad esempio il colore. La forma dei punti è un altro meccanismo per andare a codificare una variabile di tipo categorico. I quadrati rispetto ai rombi rappresentano due tipi diversi di categorie. Attenzione che quando avete dei punti sparsi così di due tipi diversi, sono abbastanza difficili da distinguere, soprattutto è difficile andare a identificare quello che è un trend, per cui di solito aggiungo anche delle righe. In questo caso le righe servono quasi più per andare a connettere i diversi punti, quindi utilizzare, se ricordate, il principio di Gestalt di connessione, che per andare a codificare la pendenza, quindi la variazione. Ovviamente posso utilizzare la forma oltre al colore per andare a distinguere ulteriormente. Attenzione che comunque il numero di varianti che io posso andare a mostrare in un grafico può essere infinito. In generale 4 è un buon riferimento. Se saliamo sopra 4 iniziamo ad avere dei problemi. Oltre alla forma,
dei punti, posso utilizzare lo stile delle linee. Quindi la linea continua piuttosto che la linea tratteggiata, il punto e linea, i puntini, eccetera. Anche qui, più di quattro varianti, è difficile che io riesca a distinguere correttamente. I pattern di riempimento sono un altro modo di andare a codificare delle variabili categoriche. Onestamente, grafici fatti così, con i pattern a linee orizzontali, oblique, eccetera, si vedono pochissimo. Anche perché a guardarli attentamente dopo un po' viene il mal di mare. E quindi tendenzialmente danno fastidio. Si usavano quando l'unico modo di andare a rappresentare, di stampare, era in bianco e nero, e allora era difficile anche rappresentare il colore, quindi questo era una buona alternativa. Oggigiorno veramente, a parte qualche designer sadico, non si usano più. Quando io devo andare a rappresentare delle variabili quantitative, a volte non mi interessa andare a rappresentare il valore preciso, ma mi interessa semplicemente l'ordine di grandezza. Per cui a volte quello che si fa è di andare a trasformare delle misure quantitative in misure puramente ordinali, andando a discretizzare queste misure. Per cui se devo andare a codificare, che so, l'età, invece di andare a mettere gli anni come misura, vado a mettere l'età misurata come l'intervallo tra 0 a 15, da 15 a 24, da 25 a 40, da 40 a 60, da 60 a 80, oltre 80. Quindi ho trasformato una variabile che è quantitativa in una che è sostanzialmente ordinale. Qual è il vantaggio? Che a questo punto posso andare a rappresentare questa variabile in maniera anche più flessibile, utilizzando uno dei metodi di codifica che sono utili per le variabili categoriche, soprattutto quelle ordinali. Ad esempio la dimensione o il colore. Attenzione che ogni volta che fate questa operazione perdete i dettagli. E per cui se fate un'unica categoria che vi prende le persone con età da 0 a 15, vi siete perso ogni piccola differenza. Quindi chi ha 5 anni e chi ha 14 anni viene considerato esattamente alla stessa stregua. Se però ho tante variabili da rappresentare e i grafici normalmente stanno su un piano, quindi ho due dimensioni, la mia terza dimensione o la rappresento in tridimensionale, ma in generale è un qualcosa che è preferibile evitare, oppure la discretizzo e poi la rappresento con, ad esempio, il colore. Questa è una delle idee che stanno alla base di un tipo di visualizzazione che si chiama heat map, mappa di calore. Tra l'altro questa è un'ottima visualizzazione, molto intuitiva e estremamente comunicativa. Allora, che cosa rappresenta questo diagramma? Allora, sull'asse X abbiamo gli anni. Gli anni dal 1930 fino al 2010. Sull'asse Y, quindi in verticale, abbiamo quelli che sono degli Stati Uniti d'America.
quindi tempo, spazio, e abbiamo una terza variabile che è il numero di morti per measles, morbillo. Quindi o rappresento questo come una superficie, quindi tempo e spazio sono due dimensioni, e poi vado a costruire sostanzialmente una superficie che mi dà la cui altezza corrisponde al numero di morti. In questo caso però i valori sono molto variabili, quindi avrei una superficie molto frastagliata e difficile da visualizzare. Cosa è stato fatto qua? Il numero di morti è stato discretizzato e a ogni piccolo intervallo è stato associato un colore, un codice di colore. Per cui, ad esempio, il rosso intenso corrisponde a 4.000. L'azzurro corrisponde a un valore molto basso, questo arancione corrisponde a 1.500, il giallo chiaro corrisponde a 500, eccetera. Quindi ogni quadratino che vediamo corrisponde per un certo anno e per un certo stato al numero di morti, e il numero di morti è codificato secondo quel colore. Sì. Però a me sembra che nella scala del colore il colore va a dare in modo continuo anche all'interno di un intervallo. Sì. La codifica, si dice ad arcobaleno, ha questo problema. Per cui l'intervallo da 3 a 4.000 sostanzialmente noi lo percepiamo come rosso sia 3.000 che 4.000, dove comunque c'è una bella differenza. Addirittura forse da 2.000 in avanti noi non percepiamo grandi differenze. Questo è un problema, effettivamente. Però l'idea di base non è male, anche perché voi guardate così, avete quella linea verticale che vi dice l'anno in cui è stato introdotto il vaccino, e vedete che fino a quell'anno c'erano andamenti vari, per cui se andiamo a prendere questa riga qua che era lo Utah, nel 35 ci sono stati migliaia di morti, come pure nel 42, quindi ci sono stati diversi casi. Poi da stato c'erano delle differenze, per cui alcuni stati avevano meno casi, altri di più, ma comunque sostanzialmente parliamo di numeri che molto spesso erano dal giallo in su, quindi oltre 500. Nel momento in cui è stato introdotto il vaccino, vedete che nel giro di pochi anni siamo arrivati sostanzialmente a zero. Anzi, effettivamente a zero, perché qui siamo praticamente a zero, magari qualche unità. Per cui questo è un grafico da far vedere a tutti gli antivaccinisti. Come giustamente veniva osservato prima, il problema, un problema di questo grafico è questa scala di colori. Allora, innanzitutto, facendo variare quella che si chiama tinta, la hue, in maniera lineare, noi percettivamente vediamo qualcosa che è tutt'altro che lineare. Ad esempio, vediamo dei salti fortissimi qui bassi, dall'azzurro al verde al giallo all'arancione, e poi vediamo i rossi praticamente uniformi, come fossero lo stesso colore. Oltre a questo, c'è il fatto che non c'è nessuna convenzione, né fisica né culturale, che ci dice che il rosso sia di più dell'azzurro. Ok? Per cui in generale dobbiamo andare avanti e indietro tra
il diagramma e la nostra leggenda di colore per andare a capire cos'è di più, cos'è di meno. Quindi la percezione non è uniforme, non c'è una semantica ordinale univoca. E terzo problema, il 5% della popolazione ha una variazione con una certa varianza tra gli stati, non vede correttamente questo grafico. Chi ha problemi di cecità al colore, daltonismo ad esempio, questi colori li percepisce in maniera decisamente alterata. Anche perché se andiamo a mettere il rosso che vuol dire tanto, il verde che vuol dire poco, e sostanzialmente questi vengono percepiti in maniera analoga, stiamo dando un'informazione completamente sballata a chi ha cecità al colore. Però l'idea è buona, per cui se invece di andare a codificare in termini di tinta, vado a codificare in termini di intensità, ad esempio in questo modo, quindi ho un rosso che è sostanzialmente molto chiaro e poco saturo, e un rosso molto scuro e molto saturo, quindi tra l'altro due componenti di colore, saturazione e intensità, che lavorano assieme, che mappano i valori, ecco che ottengo questa mappa di colore, mappa di calore, in cui di nuovo l'effetto è lo stesso, ma la percezione è decisamente migliore. Quindi il rosso intenso vuol dire molti, il bianco, di più andiamo verso il bianco, verso un colore chiaro, che è poco saturo, più questo vuol dire pochi casi di morte. Quindi questa è un'ottima visualizzazione perché permette di andare a rappresentare sostanzialmente tre variabili su un piano andando a riportare dei valori discretizzati, perché poi in realtà da 200 a 210 o comunque da 180 a 220 in realtà il colore è lo stesso. Non lo percepisco in maniera precisa. Sostanzialmente io sto codificando il numero di morti come una variabile ordinale. Quindi questo è un ottimo meccanismo per andare a visualizzare più misure assieme sullo stesso piano. Quindi abbiamo visto quali sono gli oggetti e le loro caratteristiche visuali, normalmente fanno riferimento a caratteristiche preattenzionali, che possiamo utilizzare per codificare misure quantitative e categoriche. Il prossimo passo è di andare a vedere come possiamo combinare questi con i vari elementi di supporto all'interno di un grafico, gli assi, le griglie, le etichette, eccetera. Ma passiamo a vedere gli elementi di supporto dopo una pausa.